sindaco, è inevitabile che quello che stiamo vivendo in queste due sedute è sicuramente un momento politicamente, ma anche amministrativamente assai delicato e difficile. Quando termineremo i lavori, quando si arriverà alla fatidica votazione, che ben inteso non vuole essere la sfida nei confronti di nessuno, la sfida personale nei confronti di nessuno, come invece qualcuno intende fare, ebbene in quel momento saremo chiamati ad una chiara, delicata, ponderata scelta, dove credo che ognuno saprà far prevalere il bene e l'interesse della città secondo quello che la coscienza gli andrà a indicare. Stavo dicendo che, a differenza di altri consiglieri, io ho voluto rileggere più volte con attenzione la mozione di sfiducia che andiamo a trattare questa sera e, ripeto, senza sfide, senza alcun intervento magari sopra le righe, cercherò di entrare nel dettaglio dei singoli temi o di buona parte dei temi presenti all'interno della mozione, sicuro poi che il capogruppo del partito e altri consiglieri potranno fare anche altre valutazioni politiche, anche alla luce di quella che sarà la sua replica, una replica sicuramente importante alla luce degli interventi dei colleghi di minoranza, ma anche degli interventi del collega Buono, che ha esordito in questa seduta, che qualche spunto ha sicuramente dato, e che di conseguenza ascolteremo il signor sindaco con estrema attenzione. Dicevo, è importante affrontare i temi oggetto della mozione partendo da un presupposto. Qualcuno durante queste due sedute, soprattutto durante quella di questa sera, ha voluto premere il tasto sul fatto che l'arrivo dell'eventuale commissario non sarebbe un danno per la città di Como. Beh, nel 1992 qualche danno, io ero piccolo, ma il commissario ha portato alla città di Como. 93, e di conseguenza, grazie per la correzione. E di conseguenza ritengo che su alcuni temi oggetto della mozione l'arrivo del commissario sarà sicuramente dannoso e l'impegno, qualora dovessimo riuscire ad andare avanti, dovessimo superare questa votazione, sarà quello sicuramente di far meglio rispetto a quanto fatto oggi. Sicuro che alcuni punti presenti all'interno della mozione, richiamati all'interno della mozione, che facevano parte del nostro programma elettorale, potranno trovare una soluzione. Sono punti chiave, molto chiare, molto cari al gruppo del PDL, ma ho sentito anche molto chiari sicuramente ai colleghi dell'opposizione con talune sfumature, ma anche dall'intervento del collega Buono al gruppo di Autonomia Liberale. Quindi da questo punto di vista ritengo doveroso puntualizzare. Sulla Ticosa, io sono convinto che sia stato fatto dal Consiglio Comunale tutto quanto poteva essere fatto. Noi abbiamo ricevuto, se non ricordo male, una lettera da parte della società Multi che ci diceva siamo pronti ad attendere l'esito della votazione del Consiglio Comunale. Se non erro e se la memoria non mi tradisce, la lettera dovrebbe essere arrivata tra maggio e giugno all'incirca. Ebbene, noi con tempestività, grazie anche alla calendarizzazione dei lavori, a luglio abbiamo affrontato l'argomento e ci siamo pronunciati. Quindi sono sicuro che il Consiglio Comunale sulla Ticosa ha agito nella direzione che lei, signor sindaco, auspicava e che si è presa la propria responsabilità. Oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario completamente diverso rispetto a quanto ipotizzavamo, almeno come maggioranza, al momento della votazione del PD sulla Ticosa, ma sappia che se dovessero essere ulteriori scatti, ulteriori passi per poter risolvere questo annoso problema che da oltre un ventennio caratterizza la nostra città, noi ci saremo, perché questo è un impegno che fino a quando saremo presenti in questa sala consiliare dobbiamo onorare alla luce dell'impegno che abbiamo assunto nei confronti degli elettori con la vittoria alle elezioni del 2007. Un altro punto che sicuramente a mio avviso dovremo andare a toccare da subito qualora dovessimo proseguire questo mandato, un tema peraltro toccato anche dal collega Lucini durante la propria relazione introduttiva alla mozione di questa sera, è sicuramente quello del destino circa l'area ex Sant'Anna. Un altro motivo per il quale ritengo inopportuno l'arrivo del commissario è il destino del villaggio dello sport. Qualcuno ha detto è un destino che finora avete scritto solo sulla carta. Anche qui mi corregga Presidente, se non erro, nelle prossime settimane potrebbe arrivare in aula una delibera molto importante rispetto al villaggio dello sport. So che sul villaggio dello sport ci sono delle visioni, qui sì, molto molto divergenti tra la maggioranza e la minoranza.
c'è anche una certa presa di posizione del quartiere, ma ritengo che comunque in quel frangente ci potrà essere una seria e costruttiva discussione per capire realmente che cosa si vuole fare rispetto a quel punto. Un punto che, spesso, se dovesse arrivare il commissario prefettizio, rimarrebbe sì lettera morta e sulla carta. Il tema dei servizi sociali. Il tema dei servizi sociali è stato toccato da diversi consiglieri. Alcuni, ahimè, l'hanno fatto con un tono estremamente critico, non dando dei meriti che invece sono sotto gli occhi di tutti, a mio avviso, nei confronti di questa amministrazione, ma non nei confronti di questa amministrazione che si è insediata nel 2007, ma nei confronti di una amministrazione che ha dato continuità ad un intervento, una serie di interventi per quanto riguarda i servizi sociali, da lontano 1994. Ci sono state scelte che sono state ripetute continuamente, ci sono state scelte che sono state riviste frutto di errori commessi, ci sono state novità come quella relativa al bando anticrisi, che è stato presentato, mi corregga assessore se non erro, 2 anni fa, è stato ripresentato anche in questo frangente, a testimonianza dell'interesse, della costante attenzione sul ruolo che i servizi sociali devono avere per la nostra città. Ci sono stati momenti di scontro anche acceso, vi ricordo una mozione del consigliere Magatti sul dormitorio, che mi sembra sottoscritta anche da altri, ma sulla questione dei servizi sociali, sull'attenzione sia sulla prima infanzia, sia sui soggetti svantaggiati, sia sugli anziani, ritengo che sarebbe un errore interrompere il lavoro che da 15 anni viene portato avanti da questa amministrazione intesa dagli uffici, perché si sono susseguiti diversi assessori ai servizi sociali, a mio avviso tutti molto validi, ma l'impianto che ha caratterizzato tutta questa successione è proseguita e sarebbe dannoso interrompere questo lavoro. Il tema della cultura. Sono arrivate stasera delle riflessioni che 2 anni fa, alcuni consiglieri anche di maggioranza erano stati oggetto di una divisione qualche anno fa, avevano già evidenziate. Ben venga un confronto sulla cultura. Io, se non ricordo male, il sindaco nella sua prima relazione introduttiva ha evidenziato un'apertura, una chiara apertura rispetto alla Fondazione Villa Olmo, peraltro oggetto di una mozione o di una delibera presentata da diversi consiglieri della minoranza, votata da questo consiglio. Una fondazione, quella della Fondazione Villa Olmo, che fa parte del programma elettorale, non vuole essere assolutamente... non vuole essere assolutamente una mozione di sfiducia nei confronti dell'operato dell'assessore Gatti, assolutamente, ma vuole essere il tentativo di andare nella direzione che avevamo in mente. È vero, forse poteva essere fatto prima, sicuramente, questo è un errore commesso, forse adesso sono più maturi i tempi. Anche il lavoro che l'assessore ha messo in atto con gli stati generali della cultura può andare in questa direzione, e non me ne voglia collega Saladino circa le assenze dei consiglieri comunali all'evento dell'altro giorno. Sicuramente però, se ci troviamo oggi a discutere la seconda mozione di sfiducia nel giro di 1 anno e mezzo, come ha ricordato prima il consigliere Leonetti, è inevitabile che qualche errore lo abbiamo commesso. Io già in occasione del muro ero capogruppo, avevo evidenziato un errore e avevo chiesto scusa a nome del gruppo consigliare, come poi fece il sindaco. Gli errori sono stati commessi, sicuramente. Però sarebbe, a nostro giudizio, un errore ulteriore fermarci, perché ci sono dei punti, e li ho elencati, ma potrebbero essercene altri, che con un lavoro sinergico, un lavoro che non vuole essere quello di una tardiva apertura come qualcuno, forse il consigliere Saladino ha detto nel suo intervento, vuole essere la consapevolezza del valore aggiunto che ogni consigliere, indipendentemente se sia di maggioranza o di minoranza, potrà apportare al proseguo del mandato. Ripeto, ci sono stati punti in quelli citati dal consigliere Buono, ne cito alcuni, Fondazione Villa Olmo, che comunque sono stati già oggetto di una prima
di un primo focus da parte del sindaco, il patto per la città, il taglio dei costi. A me pare, signor sindaco, ed eventualmente mi smentisca, ma non mi sembra, che durante il suo intervento lei, in apertura, come secondo o terzo punto, frutto del fatto che sto in silenzio quando intervengono gli altri, prendo appunti, cosa che mi sembra, Presidente, pochi altri fanno, lei ha parlato comunque di una quadratura del bilancio comunale e un'apertura verso alcuni tagli. Quindi sono sicuro che un confronto anche su alcuni spunti che ha offerto il consigliere Buono può esserci. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, sappiamo che abbiamo commesso degli errori, questo è opportuno ribadirlo, nessuno si vuole togliere le proprie responsabilità, ma altrettanto potrebbe essere a nostro avviso un errore interrompere qui il mandato, perché dal PGT ad altri punti sono punti che hanno bisogno di essere portati a conclusione. Grazie consigliere Butti, favoriamo.